entra il latte appena munto, escono latte e formaggi che poi finiscono quotidianamente sulla nostra tavola. Tutto questo avviene all'interno di uno stabilimento lattiero caseario che visiteremo oggi con il professor Zambrini. Questo è Fresco, tutto ciò che si nasconde dietro un bicchiere di latte. Sono sempre più confusa davanti al reparto dei latticini. C'è una vastissima offerta e non so mai quale prodotto scegliere. In realtà sull'etichetta c'è scritto tutto ciò che è necessario sapere. Ad esempio, quanto dura un latte, che tipo di latte è, dove è stato prodotto e spesso molto altro ancora. Ma ci sono alcune informazioni che è impossibile far stare sull'etichetta di una bottiglia di latte o sulla confezione di una mozzarella. E così i consumatori si fanno mille domande. In Italia è possibile lavorare il latte in polvere? Perché il latte fresco è in bottiglia trasparente mentre tutti gli altri tipi di latte sono in confezioni diverse? Quanto tempo passa da quando il latte entra crudo in stabilimento a quando arriva al supermercato? Questa bottiglia di latte è stata prodotta proprio qui vicino. E se andassi lì a cercare le risposte alle nostre domande? Si può? Certo! Salve professore! Ciao Maria Rachele, ti presento Mario. Benvenuta. Grazie. Non è che ci porteresti a fare un tour all'interno dello stabilimento? Certo, senz'altro. Professore, cos'è tutto questo rumore? Dove si produce latte, si riceve latte tutti i giorni, anche a Natale e a Pasqua. Quindi il lavoro non si ferma mai? Non si ferma mai. Ma cos'erano tutti quei tubi che abbiamo visto prima? È l'impianto di pastorizzazione a temperatura elevata, che porta poi ad un serbatoio che alimenta le macchine di confezionamento. Professore, ma cosa significa esattamente pastorizzazione? La pastorizzazione è un trattamento termico che serve a risanare il latte. Mario, ma cos'è questa? Questa è la nostra bottiglia. Una bottiglia? Esatto. Ma professore, ma com'è possibile che diventi una bottiglia? Questo è quello che succede prima di avere la bottiglia, cioè questo qui è un concentrato di bottiglia. È fatto, ottenuto per iniezione a partire da una plastica virtuosa perché è completamente riciclabile, che si chiama PET. Professore, ma perché il latte fresco è in bottiglia trasparente mentre invece altri tipi di latte sono in confezioni diverse, come questa ad esempio, che è bianca? Perché il latte fresco comunque ha una durabilità limitata. Quando invece il latte deve durare più a lungo, anche in frigorifero, bisogna proteggerlo dalla luce, perché sennò la luce ossida il latte e dà luogo allo sviluppo del cosiddetto sapore di luce. Sapore di luce, che definizione carina. Mario, toglimi una curiosità. Quanto tempo passa da quando il latte arriva crudo in stabilimento a quando poi viene consegnato al supermercato? Dalle 24 alle 72 ore. Qui è dove salutiamo le nostre bottiglie. Da quest'area partono per la rete di distribuzione. Quindi i Mario arrivano nelle case e nei supermercati, giusto? Esatto. Professore, ma per quanto riguarda la scadenza, una bottiglia di latte ESL quanto dura? Una bottiglia di latte ESL correttamente conservata in frigorifero dura dai 25 ai 30 giorni. E se invece parliamo di latte fresco? 6 giorni più uno, compreso il giorno di trattamento termico. Mario, ma immagino che in questo stabilimento non lavoriate soltanto il latte fresco? Assolutamente no. E in effetti esiste anche un caseificio. Sono curiosissima. Andiamo allora. Professore, lei sta cercando di rendermi inoffensiva. Posso aprire gli occhi? Altro che. Vado? Vai. Mozzarella. Hai visto? C'è un assaggio di mozzarella. Intanto voglio presentarti Omar. Piacere Omar, Maria Rachele. Piacere Maria Rachele. Ti ho portato due tipi di mozzarella appena prodotte appunto dal nostro stabilimento per farti assaggiare. Vedi delle differenze? La differenza adesso è che questa è più piccolina e l'altra è più grande. Ma non è solo quello, sai. Allora vado con la prima, eh? Vai, va. Buona. Vado anche con la seconda, eh? Certo. Oserei dire deliziosa. Io preferisco la seconda. Sono due mozzarelle diverse, ottenute con due tecniche diverse. La prima sa di latte,
latte fresco ed è chiamata una mozzarella citrica. La seconda invece ha più carattere, viene tradizionalmente ottenuta per fermentazione mediante dei batteri lattici e questa viene chiamata lattica. Quindi nell'etichetta leggerò acido citrico o fermenti lattici, viceversa. Certo. Ma tornando sempre al discorso delle etichette, spesso trovo scritto sulle etichette dei gelati prodotto con latte in polvere. Quindi in Italia è possibile lavorare latte in polvere? Sì, è possibile lavorare latte in polvere dappertutto fuorché in latteria e in caseificio. Cioè in Italia abbiamo una legge specifica che non consente l'uso di latte in polvere o di latte in polvere ricostituito né per il latte alimentare né per i prodotti lattiero-caseari. Quindi solo per i dessert? Gelati, creme. Grazie per la bellissima sorpresa di entrambi al professore Aaron Omar e io ne approfitto per mangiarmi un altro pezzino di mozzarella lattica. Ed io citrica. Questa volta ho proprio bisogno di tirare le somme. Le domande erano tantissime. Per prima cosa ci siamo chiesti se in Italia è possibile lavorare il latte in polvere. La risposta è sì, ma solo per i dessert, perché per latte e formaggi è vietato dalla legge. Poi ci siamo chiesti perché il latte fresco è in bottiglia trasparente mentre altri tipi di latte sono in confezioni diverse? La risposta è perché il latte a lunga conservazione ha bisogno di essere protetto dalla luce, altrimenti, durando più giorni, prenderebbe il cosiddetto sapore di luce. Infine, volevamo sapere quanto tempo passa da quando il latte entra crudo in stabilimento a quando arriva al supermercato? Passano tra le 24 e le 72 ore. Voi avete altre curiosità sul latte? Continuate a seguirci e le soddisferete!